stato inaugurato oggi pomeriggio qui alla piano terra del Palazzo di Giustizia di Pescara lo sportello antiviolenza voluto fortemente dalla procura, il cosiddetto GAV, gruppo antiviolenza. Tante donne a sostegno di questo ufficio fondamentale per accorciare le distanze tra le persone vittime di abusi e violenze, in un momento storico anche abbastanza delicato e caratterizzato da estrema fragilità, e le autorità giudiziarie che poi devono andare a indagare e a cercare di ottenere giustizia. Nasce questo ufficio, chiamiamolo così, che è un ufficio di lavoro, ma è anche un momento di ascolto della vittima, un momento di sostegno nella fase delle indagini. Mancava questo soprattutto in un momento di chiusura, lì dove pensa che le persone sono chiuse nelle case. Abbiamo registrato un incremento di violenze domestiche e di silenzi. Quindi abbiamo pensato di costituire un ufficio che, come vede, è accessibile perché è al piano terra, ma è soprattutto fatto di persone appartenenti più forze di polizia, estremamente specializzate, che sono in grado di attivare anche tutti i servizi esterni di sostegno della vittima, quindi dalle case di accoglienza, ai servizi ospedalieri, ai servizi psicologici, a quelli anche diciamo legali. Tutto si accentra, ma perché poi deve poter essere funzionale al senso della cura, tra virgolette, legale, diciamo, della vittima, la vittima che non si deve sentire sola nella fase anche dell'accertamento della verità. Quindi questo è un progetto, credo, nuovo, anche ritengo, perché è interno a una procura e comunque è un progetto che si interfaccia con tutte le altre istituzioni che si occupano di violenza di genere, quindi nasce in un momento che occasionalmente, anche in coincidenza con la giornata appunto di ricordo di questo, che è un dramma italiano, perché i numeri sono significativi, anzi direi sono eccezionalmente significativi in un momento storico come questo.